Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati ragazzi! Oggi, come avete letto dal titolo, oggi siamo a un party particolare, esclusivo, il party dei TikToker. Ragazzi, tra poco andremo subito a vedere chi c'è sta qui alla sublime La Villa, perché sì, ci troviamo qui a Roma in via Alessandro Fleming 55, a sublime La Villa, dove ci sarà il party dei TikToker, ragazzi. Quindi ora andiamo subito a vedere chi ci sta qui come ospiti. E poi ragazzi, prima di iniziare, ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere la commenta, fa tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, vi dico sempre, e mai quanto più di oggi che vi faccio vedere tutto sto party, sti ospiti particolarissimi che sicuramente avrete anche già visto su TikTok. E quindi allora iniziamo subito ad andare a vedere a sto party, così, che sta per iniziare. Quindi vi porto subito al party dei TikToker. Ragazzi, è qui, come ho detto, uno dei primi ospiti è lui, ragazzi. È lui, è lui o non è lui? Certo che lui è Michele De Monte. Michele De Monte, certo, sì, che ha organizzato tutta questa serata. La prima volta che viene a Roma, Michele? No, no, non è la prima volta. E che è la seconda? Dovrebbe essere la settima, dovrebbe essere, se ricordo bene. Settima, ottava comunque, settima. Sì. Quindi vabbè ragazzi, più tardi andiamo a vedere, ora lo vediamo ancora così. Dopo che si è fatto qualche trick, lo andiamo a ribeccare, lo andiamo. Senti, gli puoi dare un consiglio per chi si vuole approcciare a TikTok? Che lui è il guru, è uno dei guru, è uno dei must guru dei TikTok. Chi si vuole approcciare su TikTok? Come che tipo iniziare? Di consiglio? Ma cosplay o... In generale, uno che si vuole approcciare, dice, voglio fare un qualcosa su TikTok, non so che fare, ti do i consigli. Se non sai che fare, parti da una tua passione, quindi butta giù una lista di 20-25 cose che ti appassionano, poi inizia a eliminare quelle che tra quelle che hai scritto ti appassionano meno, e a forza di eliminare arrivi a una o due cose che veramente ti rendono felice. Parti da quelle, una massimo due cose. E poi la cosa più importante, costanza. Sì. Se fai un video ogni 10 anni, diciamo, non è... ecco, capito? Ciaone. Vabbè, mo andiamo a vedere, ora sta ancora lucido. Cose generiche, consigli generici, sì, per il momento, dai. Ora non siamo lucido, andati nello dai. Specifico. E quindi ragazzi, siamo qui al tavolo, ora vi faccio vedere i primi TikToker. Andiamo a destra a sinistra, ragazzi, destra a sinistra, andiamo a sinistra, ecco il primo, la prima TikToker. Siamo con chi, come ti chiami tu? Arne, cosa fai su TikTok? Tipo! Digliela, no, cosa fai su TikTok? Faccio posti, faccio ere e altra roba. Altra roba. Ragazzi, andatela a vedere poi da TikTok, in un nuovo dico, insomma. Renfilm, ragazzi, se state dicendo l'ho già vista da qualche parte, probabilmente l'avete vista al Romix, probabilmente l'ho intervistata pure a lei, sicuramente. No, a me no. Come intervistato? Quando fai l'intervento, ma perché lei se va a nascondere, raga, lei se va a nascondere. In realtà quando ti vedo fuggo. Fugge, fa bene. Invece ragazzi, qui ci sta un altro TikToker, ci sta, magari se la luce ci aiuta. E perché siamo blu? Sembriamo dei puffi, esatto, a degli avatar siamo. Siamo degli avatar, okay. Degli avatar poveri. Senti, come ti chiami su TikTok? Dicemi. Anton Vagino. Anton Vagino, ma che fai? Raccomando, se è un cazzo, piangere, faccio schifo. Vabbè, invece voi ragazzi, qua vi faccio... Così c'è sta pure... Ah, pupa, c'è sta! Cosa fate su TikTok? Cioè? E lei chi è? Lei chi è? Chi è la? Dove sta la pupa? Dove sta? Come si chiama? Sole, ragazzi, sole. Questi sono i primi TikToker che mo ve faccio vedere. Guarda un po', ci stanno gli altri, ma ragazzi, io ho ordinato da mangiare, mo ve faccio vedere
cosa mi arriva. Ragazzi, io nel frattempo che arriva il mio piatto vi faccio vedere in anteprima gli altri piatti, perché gli rubo pure le immagini agli altri creator. Che c'è sta, questa è la carne salata, era che hai preso? Carne salata. Carne salata. Salata. Che presa ora? Carne salata, fammi un figlio, fammi. Mangerò così. Vai a vedere. Ragazzi, è arrivato il mio antipasto, ragazzi. L'antipasto è il prosciutto e bufala, ragazzi. Questa ci piace, ragazzi. Prosciutto e bufala, raga. Come ve faccio vedere com'è. E invece questo è il sashimi che è arrivato ad Anton. Va bene, vediamo com'è questo sashimi, ragazzi. A occhio sembra buono, raga. Ragazzi, ora proviamo il prosciutto e bufala. Vi faccio vedere come esce. Già che esce il latte è un buon sintomo, ragazzi. Buon cosa che esce il latte. Un video su YouTube. Settimana prossima c'è il però devo dire che si sente proprio il sapore, ogni tanto di sotto ci stanno quelle bufale che sanno di niente, invece questo devo dire che sono una bufala, delle bufale che sono una infatti si sente proprio il sapore dell'acqua. Proviamo il prosciutto com'è, prosciutto è buono, mi piace, quindi prosciutto e bufala, ragazzi, è aggiudicato, come promosso. Ora vi faccio vedere dopo cos'altro ordinato. Ora invece, ragazzi, fatemi bagnare. E quindi, ragazzi, è arrivato il mio primo, è arrivato, ragazzi, il risotto cremolato, ragazzi, guardate quanto è bello. E niente, ragazzi, lo assaggiamo così live, se può dire, lo assaggiamo live. C'ha un gusto particolare, devo dire, no? C'ha pure sto fiore di zucca, raga, guardate, è molto delicato come gusto, ragazzi, devo dire, molto molto delicato. Ma ragazzi, fatemi mangiare, se vediamo dopo. Ciao! E qui diciamo che dopo le prime 3-4 bottiglie di vino si stiamo a divertire, siamo belli alticci, belli brilli, ma che ce frega a noi che se divertimo! Ragazzi, Gatti, Filippo de Only One Red. Trattate gatti, 8 gatti e una colonia felice. Le coglioni, ragazzi. La salute, grandi. Ragazzi, ci troviamo con gli altri Fammi sedere. Allora, ragazzi, ci troviamo con altre due tipitoni. Come ti chiami? Valeria. Cosa fate su TikTok? Cosa fate, ragazzi? Tutorial di? Esperimento. Dai, da parecchio che ci state. Un anello, dai. Quindi stiamo qua a stagionare lo ringraziamo a Michele. Ci troviamo qui con altri due TikToker della serata. Dai cazzo! Siamo con, come ti chiami? Matteo Marino, ti invece come ti chiami? Siamo Simone Massaro. Ok, ragazzi, cosa fate su TikTok, ragazzi? Cosa fate? Sneakers e mondo del lavoro. Cioè tu vendi sneakers su TikTok? Sì. Davvero? Sì, abbigliamento, moda. Oh, raga, andate sul sito suo e regalatevi una scarpa. Dai, tu invece che fai su TikTok? Faccio musica, ragazzi. Che tipo di musica fai? Rap, reggaeton, pop, rap. Tu che quale? A che dritto stai? Quarto? Quinto? Sarà settimo, ottavo, boh. E siamo qui con un'altra TikToker della serata. Siamo con Arne, ragazzi. Arne, a che dritto stai, Arne? A settimo.
cosa fai tu su TikTok? Cosa fai? Fai cosplay, fai personaggi, diciamo. Tutti uomini! Tutti uomini! Che sta finendo? Stai a piedi! Ragazzi, qua siamo con un altro TikToker della serata! Come ti chiami? Mi chiamo Anton, che si è appena scontrato con la testa con quella figa qua dietro. Senti, ma cosa fai su TikTok? Un cazzo! Faccio un cazzo di là! Cazzo. Lui è Jason Statman, non invece faccio un cazzo. Lui è l'attore che fa l'acqua italiano, ragazzi, grande Dragolina forever. Dai, yeah. Ragazzi, siamo con un'altra TikToker che sta sfrantata. Senti, come te chiami? Claudia, che fai su TikTok? Agenti, cioè tu vendi le case su TikTok, vedi? Raga, avete comprato mai casa su TikTok? Scrivetelo qua sotto nei commenti, se no andate a comprare casa da... All'intermediazioni! Eccola! E dopo una bellissima serata c'è Star DJ che attacca la musica e vai che se scateniamo a ballare, ragazzi. Che serata, che serata. Ringrazio ancora una volta il mitico Michele De Monte che ha organizzato tutta sta serata così bella tra cibo, divertimento e tutti gli altri TikToker. Qua sta Michele che sta proprio a scatenare, raga. Se sta proprio a ballare, vedi quanto è bravo Michele. Io già me l'ho addobbato a terra. Vabbè raga, comunque dai. E niente ragazzi, quindi oggi vi lasciamo per oggi questa serata. Grande con grande Michele De Monte, grande Rudy, grande Rudy. E noi ci vediamo ragazzi per un prossimo video. Mi raccomando, seguite tutta sta gente su TikTok. Dai.